Cominceremo subito con un bellissimo sketch. Spesso accadono dei malintesi, ma vediamolo dal vivo. Buon divertimento! Estate Leporanese 2020, Leporano Piazza Immacolata, spettacolo di cabaret, la compagnia di Lino Conte e mo facciamo una bella rasata. Beh, una serie di sketch che così immortalano tante situazioni che certamente ci fanno ridere e sorridere, però anche così con una certa ironia, perché sono quelle battute, quelle risate che ci fanno anche riflettere su tante cose. Ne parliamo con il primo cittadino di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano. Maria, non sapete niente! Sì, mamma, ma un giocatore! Lei mi sta a rete! Ma te che si mette la rete, mo? Ah, per qui te non si vede! Tu metti la guida da rete e fida che si vede! Sì, sicuramente avevamo bisogno di sorridere dopo questo periodo di emergenza Covid che comunque continua. È stata sicuramente una bella serata, loro ci hanno fatto divertire, quindi li ringraziamo per essere venuti qui nella nostra Leporano. Ci sono stati momenti, diciamo, di grande divertimento, ma anche di riflessione, perché Antonello ci ha fatto veramente riflettere su quello che è il senso della vita, no? Ci ha dato anche alcuni consigli, è stato un momento veramente molto, molto interessante. Poi anche quelle espressioni in vernacolo, beh, hanno la loro coloritura, è un po' il sale sulla minestra. Sì, sicuramente, sono contento perché ho visto la gente divertirsi e quindi questo era il nostro obiettivo, l'obiettivo della nostra amministrazione, divertimento in sicurezza, quindi è stata una bella serata e sicuramente avremo modo di far ritornare qui la compagnia di Lino Conte. Ma c'è fine fa? E poi c'è Eva con il rumore? Oh, buio! Ma non c'è no! Che beh, allora, mo, dimmi, sapete, mo? Certo, che pazzo accorto! Ah, hai visto? Ma stavo con motivo da rete! Pure a me è successa così, ma... Ma una volta mise, non ce l'hai toccata chiù! Invece, siamo da rete, ma io non è fuoco! Eh sì, mamma, beh, dimmi, a che canale stai, mo? Certo! Sulla televisione! Cacciaraggio, sapete, che canale mo sta? Vedi che tu mi hai detto, mo, me l'hai detto che sapeva! Ma sapete, che c'è anche pazzo cacare! Che capite, siamo punti a capo. Mamma, siete mamma, è staccata l'antenna o decettore? Pure l'antenna, mo! E certo, che ci non mette l'antenna come se deve te, mamma! Lino Conte, che dire, attore, regista, l'anima della teatralità tarantina. Beh, sì, è qualcosa che mi prende. Stasera c'è stato il meglio del tuo repertorio. Sì, sì, sicuramente, ma soprattutto va chiarito che molti sketch sono stati anche scritti da Aldo Salamino, quindi abbiamo scelto il meglio di ciò che abbiamo fatto nei vari spettacoli di cabaret ed è venuto fuori facendo una bella risata. E quindi effettivamente ho voluto alternare sketch molto comici a sketch o a momenti un po' più riflessivi. Ma che hai fatto sta rima? Si chiuffesse da prima. E allora si Tarantino, sì. Sono Tarantino, sì. Ma non è sozzo. Peso un chiume, sì, no, no. Za, za, za. Una mone da mangiare. Pippillolò. A ieri mi tremo, non si fa dove. C'è luce, cosa mi ha fatto questa luce qua? Artur, la stessa tutta cosa, siete a me, pensiamo a una cosa importante. E l'una a l'una. Tre piatti di macarrone. Una a te, una a me. Uno figlio di Mest'Andrea. Mest'Andrea, stai malato? Vola che è una cioccolata. Cioccolata, non stai. Tira la corda, va a te. A te, stai a tira la corda, che è nessuno. E una a te, una a me. Uno figlio di Mest'Andrea. Può essere anche, ecco, quando quell'espressione l'ho letta per la prima volta, facimene una bella rasata, ha anche una sua ironia, come per dire, beh,
anziché arrabbiarci, anziché fare cattivo sangue, facciamoci una risata che è meglio, sdrammatizziamo. Tante volte dobbiamo ridere per non piangere. Certo, appunto, il messaggio è quello, è tanto vero che c'è uno sketch fatto con un paio di sketch fatti con le mascherine, no? E che abbiamo voluto sfruttare questo momento proprio perché, per dire, non fa niente che abbiamo questo momento particolare, questo momento che ci vieta anche di fare la cosa più bella, che è quella di stringerci la mano, però divertiamoci comunque, dobbiamo prenderlo con filosofia. Molte persone non ci sanno arrepicchiate ancora dopo fatto tu un rock down, sì, perché c'è cose, tenne paura da toccare le cristiane, tenne paura di toccare, sì, date chiacchiere, no? Cagazzone, bambina, bambina, pure mi vedi, scusa, madonna me, c'è niente sta tosse, cata? È atto, è atto. Ma c'è la sigaretta, c'è cosa? Sì, la sigaretta sono da 30 più o meno. Da quanto tempo ti ne sta tosse qua? 3 mesi. Ma no, mamma mia. E va bene la tosse. Scusa, ma perché stai parlando da guidava? Non puoi parlare da qua sto chi? No, spiega, ma più che tu trigesimo, no? Ah, pure un trigesimo a te? Oh, no! Trigesimo, ma c'è un po', tu cosa da Europa, ma magari mi stai guagliando proprio sto 3 mesi. Aldo Salamino. Sì, buonasera a tutti, siamo un po' sudati, però comunque ci siamo divertiti anche noi, perché ovviamente il nostro teatro è, ci divertiamo noi, così di riflesso si diverte anche il pubblico, guai se non ci divertissimo noi, quindi stasera è una bella serata, siamo stati bene, veramente bene, all'organizzazione, un plauso all'organizzazione, abbiamo visto un pubblico partecipe, ma anche dal punto di vista proprio strutturale, ci siamo trovati molto bene, quindi ringraziamo il comune nella persona del sindaco. C'è successo? Ah, un cellulare? Dalla squadra, dalla squadra, scusi. Dalla squadra! No, mi sta facendo male un ginocchio e ho dice. Ma c'è stato il tuo passaggio, sì, la se sta... Adace! No, non sa ci sia, ma Maria sta scritto, no? No, mi sta facendo male un punto caldo, un ginocchio. Ah, un trigesimo. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Chi sei? Cata! Ehi! Maria so! Ah, Maria, ciao! Com'è? Cata! Dimmi! Ma Lino con te stai? Lino, sì, stia qua, sì. Non me la passo, però che non sta rispondendo al telefono. Aspetta, tu passi. Francesco Don Vito, tanti sketch, tanti momenti, la vita è strana, ci sono tante situazioni paradossali e bisogna saperle affrontarle, gestirle, governarle col sorriso. Mi ha letto proprio nel pensiero, perché noi eravamo passati da un periodo veramente triste, fra virgolette, e quindi avevamo proprio bisogno di portare in giro qualcosa che facesse divertire. Quando il regista ci ha detto facciamo così, organizziamoci con del cabaret, siamo stati pieni di entusiasmo e poi dobbiamo dire che questo entusiasmo un po' è stato preso subito dal pubblico dove siamo stati. Abbiamo visto proprio che la gente aveva voglia di divertirsi, di uscire fuori da questi mesi di pandemia, di tristezza. E poi dobbiamo dire che abbiamo trovato sempre delle situazioni ben organizzate come quella di stasera, grazie al sindaco, a tutta l'organizzazione, questo ci ha fatti stare un po' più tranquilli e quindi abbiamo dato il meglio di noi stessi. Marino, Marino. Ma è sì! No, ma dove? Aspetta. No, Onofrio La Gioia, altro attore, mi sono sempre domandato, ma
molte volte nella recitazione, nella interpretazione delle parti, ma vi viene da ridere anche a voi? Spesso ci capita, perché entriamo profondamente nella parte, e questo è, diciamo così, è il bello di questo tipo, di questa passione che noi coltiviamo. Sì, è proprio la spontaneità e l'improvvisazione che ci porta a far ridere anche delle nostre battute, sì. Ah sì, che medico mio, si è affassata che non mi scrive, le medicine che ha detto? No! Senti, veramente. No, poi addirittura ha detto che per l'età che ha detto sono sana come un pesce. Addirittura! Ma di chissà ci vuole che ha detto? Ah, certo. Sì, dottore, si fa io per scrivere le medicine, scrivi le medicine, state in zitto e scrivi quello che ti dico io. È giusto, signore, giusto. No, non ci sono più, no, medicine una volta, no. Niente, no. Niente. Però devo dire, signore, che questo dottor tuttologo lo sto trovando bravo, sì, veramente. Devo dire, sindaco, che è impeccabile l'organizzazione appunto qui a Leporano degli eventi. Il Covid, le misure restrittive imposte dal Covid vengono applicate alla lettera, e devo dire contemporaneamente si riesce a fare attività di spettacolo. Sì, siamo riusciti a rispettare tutte quelle che sono le normative, quindi siamo contenti anche di questo. Diciamo, siamo riusciti, come ho detto prima, a far divertire la gente, garantendo anche loro un ambiente abbastanza sicuro. Mi fa piacere. Giurà, eh? Che dolore avete? Benissimo. Ah. No, ma non ce la faccio. Ah, meno no, male. No, non mi ha fatto male. No. Solo che siccome l'anno scorso mi ha operato il ginocchio sinistro, come anche però ci non si pensa, signora Prevenzione, è meglio che pure avete ragione. E mai che fare se non niente. E il dottore Vieno già va con questo. Ehi, con cui sei chiusa? Ah, lì si è fatto pure, no, ma... vi capisco, perché il ministro l'ho fatto pure io. Allora, me? 6 anni fa. Ma sì. Tutte e due. Ah, sì? Ah, non vanno all'occhio. Beh, erano presenti nelle prime file alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Leporano. Abbiamo l'assessore Silvia di Taranto. Beh, abbiamo riso, pensato e riflettuto, tutto condito da un simpaticissimo vernacolo. Beh sì, Lino Conte e la sua compagnia sono una garanzia, ed effettivamente questa sera non hanno tradito le nostre aspettative. La piazza ha riso, ha risposto come ci aspettavamo, quindi non possiamo che essere più che soddisfatti. Eh sì. No, no, invece voglio però te le vedere di cose. Sì, sì. Dai, andiamo tra loro. L'ho fatto pure, l'ho fatto. 10 anni fa, Kit. 8 me ne viene molto, signor. Guarda, non andate qua all'altro. Ma che capito? Però poi tengo in programma un altro intervento. Sì? Sì. C'è cosa? Acqua, na. E vi condivido che è uscita. Avete fatto l'accertamento? No, non si è visto. Angela Presicci, consigliere comunale di Leporano, delegata ai servizi sociali. Beh, ricordiamo che questi eventi, comunque lo abbiamo già detto in altre occasioni, hanno una loro valenza, un loro significato sociale, perché permettono di stare insieme. È un momento difficile quello che stiamo attraversando con l'emergenza Covid, però se le cose sono ben fatte come sono state fatte, si sta insieme, si sorride all'insegna della massima sicurezza e ci si distrae, perché poi c'è tanta gente che purtroppo per varie ragioni non può trascorrere le feste, le festività, le vacanze chissà dove, però ci si accontenta. Infatti approfittiamo di queste serate per stare un po' insieme e dare la possibilità alla gente di trascorrere una serata in armonia, insomma. E sto Covid lo mandiamo un poco in stand-by. Stand-by. È stata una bella serata, è riuscita come serata, e come diceva Silvia, Lino Conte non ci delude, insomma. Una garanzia. Okay. E dice che fa l'altro braccio l'anno passato, sì. Però sto pensando quasi questo me lo faccio dopo l'estate, ma faccio capire. Hai ragione. No, invece io mi sono operata al tuo tappale. No, ma che fa? Altro consigliere comunale, lei è delegata agli affari generali, Maria Lucia Venneri. Beh, cosa l'ha fatta più sorridere questa sera?
Beh, diciamo che non ci sono stati momenti in cui non abbiamo sorriso, diciamo sono stati... Mi ha fatto più divertire, ecco, mettiamo così. Diciamo che l'ultimo sketch è stato quello che mi ha fatto divertire di più, ma mi ha fatto anche molto riflettere il monologo, che è stato interessante e ci ha anche invitato a vedere le cose in maniera positiva, che in questo momento è necessario, più che necessario. C'è sempre dietro il teatro, come dire, un messaggio o più messaggi che vengono rivolti, in questo senso il significato di tante battute, anche di vita quotidiana. Certo, era assolutamente, vabbè, il messaggio della risata, dello sdrammatizzare, che è proprio quello che ci serve in questo momento drammatico, che speriamo di aver superato in realtà. Ci stiamo confrontando nuovamente con questo momento, speriamo che non sia come, diciamo che questi momenti ci aiutino ad affrontare meglio il futuro. Paura di non essere perfetto, ma io ti dico, non dovrai essere perfetto. A cosa serve essere perfetto? Per ottenere ciò che si vuole, per fare ciò che si vuole. Se stai aspettando il momento perfetto, non illudo, non arriverà mai. Tu devi creare il momento perfetto, la perfetta opportunità, la perfetta situazione, ma devi cominciare adesso. Tutti sanno sentirsi bene quando hanno la salute, le bollette pagate, le relazioni felici. Tutti sanno sentirsi positivi così, ma sai qual è la vera crescita? La vera crescita è la sfida, che ha inizio proprio quando sei al tappeto, quando sembra che tutti ce l'abbiano con te, quando hai perso più volte e le luci sono spente! È nei momenti più difficili che devi lottare contro la rassegnazione, l'inerzia. Franco D'Avanzo, presidente del Consiglio Comunale di Leporano, beh, certamente si sarà divertito. Tantissimo, tantissimo. La verità è che io e il sindaco siamo da stamattina a preparare tutta questa... voi avete trovato un palco bello, abbiamo... Una tavola bella imbandita, diciamo. Ecco, da stamattina stiamo combattendo con le commissioni, sia io che il sindaco. Il sindaco in prima linea, sicuramente. Abbiamo accolto la commissione stamattina, abbiamo accolto la commissione oggi pomeriggio. Tieni presente che alle 18.30 sono andato a casa, ero già stremato. Poi abbiamo ripreso con lo spettacolo, e è stata una bella serata, ci sono state parecchie persone, è stata una serata all'insegna del teatro, del cabaret. Si sono rispettate le norme anti-Covid, ci sono stati dei controlli, soprattutto c'è stata per la prima volta a Leporano una forma di controllo asfissiante. Ecco, mettiamola così, anche perché poi... Sono testimone, perché io sono entrato, avevo la mascherina un po' abbassata, i vigilanti mi hanno detto: dottor Abbate, metta la mascherina, dia il buon esempio, e io ho detto... Avete ragione. Complimenti a chi ha fatto, all'organizzazione, e soprattutto a chi ha controllato. Noi eravamo seduti, passavano comunque a invitarci a tenere bene la mascherina. Ecco, queste forme rigide servono visto il periodo che stiamo attraversando. Beh, consentitemi una battuta, poi chi vuol capire capisca. In questo comune si riescono a fare le manifestazioni con tanto di pubblico, in altri comuni, magari il mio Taranto, certi incontri chissà perché non avvengono, ma è questa una mia digressione. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Beh, concludiamo, ci siamo divertiti, e beh, mo facimene una bella rasata.